Siamo dunque oggi a celebrare la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. In effetti nasce proprio all'interno del contesto di quella che oggi noi chiameremmo la nostra nazione, all'epoca era molto più variegata, ma di fatto il contenuto culturale, il contenuto religioso, il contenuto sociale è quello. È veramente Italia. E nasce come un fiore particolare, innanzitutto per la Chiesa, ma che poi si rivela quanto sia capace di effondere il suo profumo su tutta la società e di parlare veramente a tutti, dai più grandi ai potenti, ai più piccoli, poveri, anche ai più lontani, che peraltro lui andrà a cercare per annunziare l'Evangelo di Cristo. Oggi Francesco è veramente nostro contemporaneo, non solo nostro patrono, sia perché in cielo vive e dunque noi non commemoriamo qualcuno, ma facciamo memoria nella fede di un fratello che ci ha preceduto, portando in sé quei segni tipici del Cristo che lo hanno così identificato, così profondamente conformato alla vita del Signore risorto. Trascorrere insieme a tutta la nostra comunità le celebrazioni del più italiano dei santi, il più santo degli italiani, San Francesco, patrono d'Italia, oltre ad un anno dalla pandemia di Covid, è un momento di particolare commozione. Come sindaco, ma ancora di più come cittadino e membro della nostra comunità, va il mio più sentito ringraziamento all'Ordine dei Frati Minori del Convento di Gaggiola, che dal 1455 è impegnato in un'opera fondamentale di sostegno con grande delicatezza, riservo, attenzione, capace di essere lievito di coesione sociale. Quella francescana è una famiglia universale, composta da tutti i volontari, che senza risparmiarsi mai partecipano alla propria comunità, donando tempo ed energie, attualizzando le virtù cristiane e quei valori umani ai quali tutta la società italiana dovrebbe anelare. Il 2021 è stato l'anno della promessa della ripartenza, dopo l'emergenza sanitaria dal Covid-19, che ha investito l'Italia, l'Europa, tutto il mondo. Una promessa che possiamo mantenere veramente e pienamente solo ad un'unica condizione: non lasciare indietro nessuno. Se durante i mesi più duri e difficili della pandemia la nostra città ha dimostrato di essere davvero una comunità coesa e solidale, grazie all'aiuto di ogni associazione e di ogni volontario, religioso e laico, lo stesso spirito deve animare quella che ad oggi ha tutti gli effetti la ripartenza. Ripartire non significa accelerare verso un progresso senza freni né destino. Significa ripartire dall'uomo, dai suoi bisogni fisici e morali. Pensare ad una progettualità di vita per ognuno, essere veramente consapevoli che siamo tutti indissolubilmente legati gli uni agli altri.